Ciao a tutti, questo è finalmente il video di gennaio e forse finalmente riesco a farlo in un tempo un po' più breve delle ultime cose a cui vi avevo abituato, insomma. E anche questo video, siccome arriva con un ritardo di 2 mesi, se tutto va bene, se lo monterò in tempo umano, e lo farò anche questo, dicevo, in versione Fast and Furious, come l'ho ribattezzato l'ultima volta, in versione un po' contratta, perché ho fatto una selezione di circa la metà delle cose che ho comprato a gennaio. Che sono comunque tantissime perché gennaio è stato un mese folle, cioè sono uscite troppe cose, quindi comunque sarei morta a farvele vedere tutte. Ho fatto una selezione, come al solito vi farò vedere tutte le novità che ho preso almeno. Per tutto il resto ho deciso di parlare di cose che magari escono raramente e di cui quindi ho meno occasione di parlare di solito. E di cose mi sono piaciute particolarmente, ovvio. Siccome appunto le uscite sono comunque tante, forse stavolta lo dividerò in 2 parti. Vediamo poi quanto chiacchiero. Cercherò di essere il più rapida e concisa possibile, per non annoiarvi, perché io sinceramente certe volte quando monto i video mi trovo un po' pallosa su alcune cose. E quindi se però volete delucidazioni in più o altro, siete liberissimi di chiederlo nei commenti, sono un po' lenta ma rispondo. E vi ricordo la pagina Facebook del canale, il link sta qui sotto, perché lì sono molto più veloce a rispondere in linea di massima per una questione proprio logistica. Quindi insomma andateci perché lì siamo ancora pochini rispetto agli iscritti del canale. Allora, iniziamo quindi con il quinto volume dell'edizione assoluta di Sandman. E sottotitolo Disperazione, pubblicato a 33,95 euro dalla Lion, il solito volume di edizione fighissima, copertina rigida, segnalibro, insomma, ovviamente tutto interamente a colori. Ottima, ottima, ottima edizione, assolutamente uguale a quella dei primi 2 numeri adibita Planeta, il che ci fa sempre molto piacere. Visto anche il prezzo non abbordabile. Questo numero è un po' uno stacco dalla narrazione principale di Sandman, ed è un numero in cui Gaiman esplora varie forme di narrativa, il potere della narrativa in diverse forme. E abbiamo una prima storia, Ramadan, in cui abbiamo il sovrano Harun al-Rashid che vuole che Baghdad, la sua città, diventi una città eterna, ricordata da tutti, e per questo arriverà in modo molto particolare a fare un accordo con Sogno. Lo stile grafico di questa storia, ho letto poi in tutti i vari speciali, eccetera, che da molti è considerato il migliore della serie di Sandman. Io ora non lo so, però sicuramente particolare, indubbiamente. Le tavole sono quasi cartunesche, mi danno un po' questa impressione, comunque molto stranianti in alcuni punti. Abbiamo poi un ciclo di storie che a me è piaciuto moltissimo, che è La locanda alla fine dei mondi. In pratica, questa locanda è un posto dove si ritrovano viaggiatori provenienti da vari mondi che si ritrovano qui a causa di una tempesta di realtà in cui sono incappati. Poi, nel corso appunto dei vari episodi, si avrà un po' un'idea un po' più precisa di cos'è questa tempesta di realtà. E i viaggiatori, per pagarsi il soggiorno in questa locanda, devono raccontare una storia. Quindi avremo dei racconti di storie nelle storie, tra il racconto di un uomo che si è perso nel sogno di una città, al racconto della necropoli letargia, al racconto di alcune avventure dell'elfo Clurakan che avevamo già incontrato, e così via. Quindi un insieme di storie che sembrerebbero frammentate, ma che poi trovano un raccordo comune. Molto interessante, in queste storie si facciano anche eventi passati, ovviamente si vengono prefigurati, vengono preannunciati alcuni avvenimenti futuri qui ancora non chiari. Abbiamo poi alla fine Cacciatori di Sogni, che è un racconto molto particolare, ispirato un po' all'arte e alla mitologia giapponese, come si può vedere anche dallo stile, è molto interessante. Quindi è un numero un po' di stacco, se vogliamo. Morfeo appare in maniera molto molto marginale, pur essendo insomma in teoria il protagonista di questa storia. E però è un numero molto appassionante. Quello che mi piace di Sandman è che Gaiman, qualsiasi cosa scriva in questo ambito, risulta essere comunque appassionante. Si sono toccate varie tematiche, vari stili nella narrazione, eppure l'attenzione non cala mai.
risulta sempre avvincente, anche impegnativa come lettura per i tanti riferimenti che io sono incapace di cogliere sicuramente. È un fumetto che si evolve costantemente. Non so usare altre parole per descriverlo, penso sia una lettura non di facilissimo approccio, soprattutto magari se venite dai manga come me, perché per me lo stile di disegno è un po' l'ostacolo maggiore che ho trovato. Però superando magari lo scoglio del disegno, appunto la scrittura secondo me è veramente accattivante, cioè è impossibile non rimanerne comunque affascinati, se non altro. Quindi è una storia che non ringrazierò mai abbastanza 88 Ferro per aver consigliato così tanto, e sono così contenta che la Lion la stia continuando a pubblicare, la consiglio veramente, veramente a molti. Poi velocemente, perché lo conoscono anche i sassi, e volevo far vedere che ho letto ovviamente il numero 3 dell'edizione economica di The Walking Dead, pubblicato a 2,90€. Questo numero si chiama La Fattoria di Herschel perché il gruppo capitanato da Rick praticamente si ritroverà in seguito a un incidente nella fattoria appunto di questo Herschel, che vive lì con i suoi vari figli. E qui i nostri eroi troveranno una sistemazione, cibo e anche un modo abbastanza insolito di trattare gli zombie, se non altro. E in questo numero Charlie Adler diventa il disegnatore ufficiale della serie, che io trovo assolutamente splendida, inquietante e assolutamente non per gli zombie. È bellissimo vedere come ci sono le reazioni diverse delle persone in situazioni critiche. Ecco, io lo devo dire, lo consiglio molto, perché io non sono appassionata di zombie, non vedo film di zombie, insomma, non mi piacciono in generale. Non seguo di solito i fumetti occidentali più di tanto, insomma, vengo prevalentemente dai manga, eppure è una lettura che mi ha coinvolto fin da subito, sia a me che a mio marito. E quindi io consiglio a molti di dargli una possibilità, anche se non vi piace il genere horror, anche perché comunque costa poco, questo è proprio una maniera economica e di buttarsi su questa serie. Una piccola curiosità, Herschel appare anche nel videogioco di The Walking Dead, quello figo di cui avevo parlato anche nello scorso video. Quindi è stato divertente ritrovarlo, anche se qui è un po' diversa la cosa rispetto a quanto accaduto nel videogioco, insomma. Comunque è stata una lettura che a me sta piacendo veramente tantissimo. Anche in questo caso è molto colpa di 88 Ferro se lo sto comprando. Faccio vedere un volume Disney che a me è piaciuto, magari se qualcuno in futuro lo vorrà recuperare per mercatini simili, che è il numero 3 della collana dei classici della letteratura Disney, che esce con il Corriere della Sera. Questo è, in questo numero abbiamo Paperino e l'Isola del Tesoro, abbiamo anche Zio Paperone e Capitani Coraggiosi e il Fantasma di Canterville. Questo volume l'ho preso perché mi è stato molto consigliata da K4Caos, se non sbaglio, Paperino e l'Isola del Tesoro, una parodia storica di Luciano Bottaro. Devo dire, mi è piaciuta di meno di quanto pensassi, all'inizio è molto molto divertente, devo dire, però mi è mancato quel qualcosa che spesso mi fa amare le parodie e avere voglia di leggere magari le opere originali da cui sono tratte. Sarà forse perché non amo particolarmente i pirati o in genere, quindi non mi è mancato un po' quel qualcosa, no? Che fa piacere la lettura. Comunque è una parodia divertente. Mi sono piaciute di più le altre due, considerate secondarie in questo volume, ovvero Zio Paperone e Capitani Coraggiosi, che è una parodia di un'opera di Kipling, che è anche lo stesso autore del Libro della Giungla, e non lo sapevo, l'ho scoperto dalle note nel volume, perché ci sono vari approfondimenti. In questa storia, una storia di formazione in cui un paperino smidollato, eccetera, in seguito a delle avventure in nave come mozzo, crescerà psicologicamente in maniera notevole. Insomma, è stata una storia veramente particolare, mi è piaciuta, e il Fantasma di Canterville l'ho trovata divertentissima, la conoscevo già dai Topolini originali, me la ricordavo, e continuo a trovarla divertente e ben riuscita, con una vena umoristica molto molto forte. È un volume che sinceramente a me è piaciuto, a mio marito così così, e insomma io ve lo consiglio se volete leggere delle parodie divertenti. Velocemente il mio numeretto di One Piece mensile, sono arrivata al 34, in questo numero finisce il Devil Backfight, e la ciurma incontra Aokiji, che è fortissimo, santo cielo, e poi si dirigono tutti verso Water 7 in cerca di carpentieri per riparare Lago in Merry. Quindi un numero tutto sommato introduttivo a quella che è la saga di Water 7,
che devo dire mi piace molto, è sempre divertente, avventuroso, è tutto quello che volete, quindi sono sempre più contenta che lo sto recuperando e lo consiglio veramente molto. Vediamo le serie concluse, è finito Happy di Inoue Urasawa con il numero 15, pubblicato anche lui a 10,90 euro come al solito. Non posso dire niente di questo numero per non fare spoiler, sapete se mi seguite già da tempo quanto io abbia amato questo manga e posso dire che secondo me e secondo mio marito il finale non sbacca perché sappiamo tutti che Urasawa ha seri problemi a gestire i suoi finali. In questo caso, no, le cose finiscono in modo chiaro. A me è piaciuto molto come ha concluso alcune cose, forse mi sarebbero piaciute un po' diverse, ma comunque si è concluso tutto in una maniera che mi ha riempito il cuore, sinceramente. E non pensavo, perché Happy è una commedia sostanzialmente, inizia anche puntando molto più sul comico inizialmente. E non avevo capito bene questa serie fino tipo al terzo o quarto numero, quando ci è diventato fondamentale, con dei climax ben gestiti. Una rivale per la protagonista Miyuki, che è una stronza colossale della peggior specie, e un cast di comprimari. Che non sono semplici macchiette, ma di cui poi piano piano vengono fuori diverse sfumature. È una grande commedia sportiva, secondo me, molto incentrata sul tennis, ma anche su tutto quello che viene dietro, sul debito che Miyuki deve restituire, su tutte le angherie che deve subire, le macchinazioni di gioco. C'è un mondo in questo manga che io vi invito a scoprire se potete, magari adesso la potrete trovare anche usata, probabilmente a prezzo più scontato, e perché mi rendo conto che la spesa non è delle più facili da affrontare. Sicuramente un Urasawa molto diverso da quello che si è abituati a conoscere in Italia, e è un Urasawa più leggero, più divertente, più divertito, anche probabilmente mentre scriveva, e quindi io probabilmente è il mio manga preferito di Urasawa. Andrò controcorrente, però a me è piaciuto così tanto perché ogni numero mi lasciava una sensazione proprio di ansia per la lettura del numero successivo, volevo sapere come andava a finire, mi è diventato fondamentale. Quindi io non posso far altro che consigliarlo perché è una storia di vita, sotto un'apparenza demenziale forse, inizialmente molto umoristica, c'è una storia di vita e insomma basta. Sto spendendo tante troppe parole, non ho tanto tempo, quello che voglio dire è che ve lo consigliamo comunque di tutto cuore. Si è concluso anche con il numero 3, Level E di Yoshiro Togashi, l'autore di Hunter x Hunter e Yu degli Spettri, pubblicata a 6,50 euro dalla Planet Manga. Un manga che non mi ha convinto molto, devo dire. È una saga fantascientifico-demenziale, penso che potremmo definirla, in cui l'autore presenta varie storie autoconclusive, alcune articolate più su più capitoli, altre più brevi, in cui ci sono degli alieni che comunque vivono mimetizzati sulla Terra causando vari scompigli e intrecci vari, grosso modo. Un elemento comune a tutte le storie è la presenza del principe Baga, che è il principe di un regno alieno che non mi ricordo cosa, che è un genio assoluto ma anche un perfetto idiota. Cioè, un perfetto idiota, vabbè, questa espressione rende bene l'idea. Questa serie alterna storie più demenziali a storie più serie, in un mix abbastanza straniante, secondo me non molto riuscito. Quest'ultimo numero poi non è che mi abbia fatto ridere molto quando doveva far ridere, e sinceramente, non lo so, mi sono un po' pentita di aver comprato questa serie, complice anche i disegni dell'autore che in alcune tavole si dà dei ritratti molto belli, in altre mette quattro segni in croce che sembra proprio la pigrizia che fatta persona che disegna, ecco. E insomma, non mi ha convinto molto, a mio marito invece è piaciuto di più. Quindi io non saprei se consigliarvelo o meno. È una storia, appunto, come ho detto, molto particolare. Se volete una storia che prenda molto in giro la fantascienza, ma che possa riservare qualche chicca nascosta, allora ve la consiglio. Non saprei dire se consigliarle fan dell'autore, perché ho letto Yu degli Spettri anni fa, me lo ricordo poco, e non ho letto Hunter x Hunter, quindi non ho molti termini di paragone, mi dispiace. Parliamo adesso dei volumi unici che sono usciti, e due parole le vorrei spendere su questo volume che mi è piaciuto particolarmente, che è Il segreto dell'amicizia di Kazune Kawahara e Aiji Yamakawa, pubblicato dalla Flashbook a 5,90 euro. Kazune Kawahara è autrice già conosciuta in Italia per High School Debut, pubblicato dalla Star Comics qualche anno fa, ma qui appare solo in veste di sceneggiatrice, mentre i disegni sono affidati all'emergente Yamakawa, che ha un tratto molto particolare e devo dire anche abbastanza personale.
che strizza un po' l'occhio allo Josei, se vogliamo. Non è il classico tratto da shoujo, fiorellini e occhioni. Ecco, anche la storia è in parte descritta sul retro e nasconde delle sfumature particolari. Questa è la storia sostanzialmente di due coppie di amici. Da una parte abbiamo Eiko, molto timida, e Moe, bellissima ma molto algida, almeno all'apparenza. Dall'altra parte abbiamo Tsuchida, un ragazzo molto solare, e Noragami, un ragazzo molto più scontroso. La storia prende un po' il via quando Tsuchida, il ragazzo solare, si dichiara a Moe l'algida. E Moe accetta, a condizione che il ragazzo però si prenda cura anche della sua amica Eiko. Tsuchida accetta, e questo dà il via ad una storia che non narra banalmente di prendersi, lasciarsi, mollarsi, ripigliarsi e cose varie, no? Narra invece di quanto sia importante l'amicizia, quanto sia importante avere un amico che, nonostante tutte le diversità, tutti i difetti, tutte le divergenze d'opinioni, un amico che comunque ti stia vicino e ti sostenga in tutto e per tutto. Di quanto trovare un amico del genere sia una cosa rara e preziosa. Inoltre, ci sono tre capitoli, se non ricordo male, ognuno è narrato dal punto di vista di un personaggio differente. Questo porta comunque a leggere i personaggi a tutto tondo, a vedere varie sfaccettature e a creare una storia che nel panorama shoujo è particolare, perché l'amore può essere l'incipit, l'infatuazione, è l'incipit della storia, ma non è assolutamente il fondamento. È un volume che è piaciuto anche a mio marito. A lui di solito gli shoujo non piacciono molto, soprattutto se poi ambientati a scuola, per carità di Dio, insomma. Invece ha apprezzato molto questo volume e anche a me ha colpito molto perché veramente ha una narrazione che non si perde in fiorellini sbrilluccicosi. È una cosa molto più, ha un taglio un po' più adulto, qualcosa in più. E quindi io devo dire che lo consiglio. Lo consiglio a chi magari si vuole approcciare agli shoujo, ma non vuole leggere qualcosa di banalotto. È troppo smielato, ecco, qualcosa di un po' diverso. Come ho letto anche in una recensione, qualcosa che strizza l'occhio un po' al Josei, se vogliamo, per come è narrato. Ne avevo sentito parlare molto bene, è stata una piacevolissima scoperta e ci ho voluto spendere due parole perché spero che qualcuno, in seguito a questa mia piccola chiacchierata, lo voglia provare, magari visto che è un volume unico, dal prezzo tutto sommato non troppo elevato, visti gli standard attuali. Quindi io devo dire, ve lo consiglio davvero molto. Altro volume unico uscito sempre per Flashbook è L'occhio del lupo di Yuji Iwahara, pubblicato sempre a 5,90 euro. Allora, questo volume è una raccolta di storie brevi, in cui in pratica si possono dire gli esordi di quest'autore, che in Italia ha già pubblicato King of Thorn, per esempio, e Earthcape Misaki recentemente. Allora, è una raccolta di tre storie, se non ricordo male. La prima è una storia un po' steampunk, se vogliamo, in cui abbiamo tutto ruota intorno al furto di alcuni progetti per un'automobile che si muove da sola con la figlia della creatrice di questi progetti che si lancia un po' all'inseguimento. Poi abbiamo una seconda storia dal taglio molto più slice of life, in cui avremo una ragazza, una liceale che si trasferisce in una nuova scuola e ha difficoltà a dire alle amiche che lei alleva con amore a casa un serpente. E questo porterà dei fraintendimenti. Poi abbiamo l'ultima storia che dà il titolo al volume, che è un noir, praticamente. L'autore ammette di essersi ispirato ai comics americani, infatti abbiamo un taglio particolare delle vignette, una storia in cui abbiamo un vendicatore, praticamente, una pupa belle dal passato tormentato e un ispettore di polizia antagonista, che in realtà poi è l'unico che te capisce. Questa storia, devo dire, l'ho trovata un po' superficiale, soprattutto la descrizione del personaggio femminile non mi è piaciuta molto. Le altre due sono carine, soprattutto la seconda, secondo me, è la più riuscita, quella centrale. Anche perché la prima è praticamente monca, quella più steampunk di cui vi dicevo. Praticamente si interrompe a un certo punto, è un embrione di qualcosa che avrebbe potuto portare altri frutti, sicuramente, ma che è rimasta così. Quindi è un volume che io consiglio solo ai fan dell'autore, io l'ho apprezzato, però non è che mi abbia colpito particolarmente, perché ci sono embrioni di cose che poi svilupperà dopo. E quindi appunto non è secondo me un buon modo per approcciarsi a Iwara, perché insomma non è particolarmente appassionante come volume quanto interessante vedere le origini dei temi che tratta poi nei lavori successivi. L'ultimo volume unico è un volume unico sempre di Flashbook di Kyusuke Motomi, che è Penguin Prince, sempre pubblicata a 5,90 euro. Kyusuke Motomi è l'autrice di Electroshock Daisy e la Flashbook ha pubblicato vari altri suoi volumi unici e questo è in assoluto, se non sbaglio, la sua prima raccolta di storie brevi. Infatti
Infatti si vede che sono storie un po' più ingenue, anche se già piene del brio e dell'ironia che comunque contraddistingue la Motomi. E sono varie storie comunque di stampo scolastico, insomma, storie romantiche, grosso modo, tra un peluche di pinguino che unisce un principe e una strega, a una cerimonia del tè studiata in maniera piuttosto violenta, a una gara di tra classi a son di poesie classiche, a un genio del pianoforte in crisi. Insomma, sono tutte storie, ma forse anche un po' banalotte poi come svolgimento, ma che appunto hanno dei guizzi che già fanno presagire le potenzialità di questa autrice. Lo consiglio sinceramente ai fan dell'autrice, perché penso che sullo stesso genere abbia creato volumi più riusciti e più divertenti. Per me, che ho tutte le opere della Motomi pubblicate in Italia, questo volume è stata una simpatica aggiunta, ma altrimenti magari puntate su qualcos'altro. Questo mese ci sono state due novità che ho comprato. La prima era un volume che attendevo da molto, che è Dororo di Osamu Tezuka, pubblicato a 6,95€ dalla Goen, una serie che si comporrà di 4 numeri. Dororo è ambientato nell'epoca dei samurai ed è un manga che parte da un incipit molto originale. Il protagonista è Yakimaru, che è un giovane che nasconde un terribile segreto. In pratica suo padre fece un'offerta a 48 demoni e quindi Yakimaru nacque privo di 48 parti del corpo. Profondamente menomato, ovviamente, venne abbandonato lungo il fiume. Venne poi raccolto da un medico che lo accudì e decise di allevarlo come suo figlio. Il medico si accorse poi che Yakimaru era dotato di forti poteri telepatici e quindi si ingegnò per costruirgli per costruire artificialmente tutte le parti del corpo che mancavano, mettendogli per esempio due lame al posto delle braccia. Yakimaru è poi costretto a lasciare la casa paterna e a mettersi in viaggio per il fatto che, per motivi che non capisce, attira su di sé diversi spiriti maligni che mettono a rischio l'incolumità del suo padre adottivo. Durante questo viaggio Yakimaru si trova quindi sempre seguito da spiriti di varia natura e quando si trova a sconfiggere uno di quei 48 demoni potrà riacquistare ogni volta una parte del proprio corpo. In questo viaggio Yakimaru va a conoscere Dororo, che è un ladruncolo, un furfantello, a cui salva la vita. Dororo decide di seguire Yakimaru per potersi impossessare delle bellissime lame che ha al posto delle braccia, o almeno questo è quello che dice. È una storia principalmente quindi di avventura, ma che indaga anche sull'animo umano. Per esempio, quando Dororo e Yakimaru arriveranno in un villaggio molto particolare, avranno a che fare con uno dei 48 demoni. È una storia che conoscevo di nuovo perché, a quanto ho capito, è stata pubblicata, credo, solo parzialmente dalla Comic Art anni fa. Io non avevo volumi in questione. È un Tezuka che, in mezzo a un racconto principalmente d'avventura, di fantasia, riesce sempre a mettere quelle sue chicche che ti fanno riflettere sulla natura umana. E comunque è una scrittura che riesce a rendere il tutto estremamente appassionante. Il tratto potrebbe spaventare i più giovani, ma io vi invito comunque a provarlo, perché è un manga che non penso possa lasciare indifferenti. Insomma, lo consiglio anche perché ha un prezzo che è tutto sommato molto abbordabile rispetto al prezzo a cui viene venduto di solito Osamu Tezuka, perché mi rendo conto che proporre magari cose dell'Hazard è un po' più difficile. Invece in questo caso abbiamo un'edizione standard da fumetteria molto carina, ben curata, a un prezzo accessibile per una serie che sarà comunque breve. Quindi magari, se volete avvicinarvi a quest'autore, da questo primo numero mi sembra un buon inizio. Ora non conosco il resto e quindi non so come continua, però ha una trama originale, intrigante, si parla anche di cose alte, quindi è assolutamente consigliato. L'altra novità del mese è stata una cosa molto molto diversa, che è il primo numero di Kira Kira 100% di Megumi Mizusawa, già autrice di Ime-chan no Ribbon. Questo volume è pubblicato da Planet Manga a 6,50€. Kira Kira 100% è uno di quei casi in cui uno può dire che non è importante tanto cosa si racconta, ma come lo si racconta. Perché la storia che ora sto per dirvi, a dirla così, sembra proprio di una palla assurda. In pratica Miku è una liceale che si crede Naraki assurda e totalmente insicura di sé. Miku pian piano riuscirà a portare fuori la luce interiore che brilla dentro di lei, cambiando esteriormente, quindi curando un po' di più il suo aspetto, ma soprattutto cambiando anche interiormente, pian piano, crescendo. È un manga estremamente smielato,
Però l'ho trovato tanto verosimile perché la protagonista amico mi ricorda me quando avevo 14-15 anni. Cioè, è totalmente insicura di sé, cioè tutti i problemi mentali che si fa sono problemi che effettivamente le adolescenti si fanno, almeno io me li facevo. Cioè, amico è talmente imbranata, insicura di se stessa, si crede talmente brutta che quando il ragazzo che le piace l'abbraccia, lei si copre il volto per non farsi guardare. Sono cose che ho fatto pure io. Questa vergogna, quindi l'ho trovato, l'ho sentito proprio vicino a me, mi ha fatto rivivere la mia adolescenza e preadolescenza. Un manga ovviamente permeato da molti batticuori, sospiri e struggimenti, però non sono troppo ingenui, cioè si parla anche un po' di sesso, si accenna il discorso, non sono i soliti adolescenti talmente ingenui da vivere fuori dal mondo. Però insomma io lo consiglio soltanto a chi ama le storie molto molto dolci, quindi sicuramente piacerà alle ragazze più che altro. Sia quelle magari appunto in età adolescenziale penso si potrebbero ritrovare, sia magari le ragazze un po' più cresciute che potranno rivedere qualcosa della propria adolescenza. L'ho detto, per ora mi è piaciuto tanto per come è raccontata la storia, ora non so assolutamente come riempirà 9 numeri di tutto questo, potrebbe anche poi diventare una schifezza assoluta e per ora non lo so, però il primo numero mi è piaciuto davvero tanto, insomma mi ha fatto tanta tenerezza.